Siamo qui con il sindaco Matteo Morra. Sindaco, le volevo chiedere, la mozione della consigliera di minoranza Stefania Fanelli circa i beni confiscati alla Camorra è stata respinta. Ma non crede che in un territorio come quello di Marano, ad alto tasso camorristico, sarebbe stato invece produttivo ed importante convergere riguardo l'istituzione di un osservatorio sui beni confiscati? Allora, guardi, io trovo che la mozione presentata dalla consigliera Fanelli fosse carente dal punto di vista proprio delle informazioni assunte sul tema. Io mi sarei aspettato che qualche consigliere di opposizione, infatti se lei ha seguito il consiglio, l'ho chiesto poi ai consiglieri di maggioranza di farlo, ma mi sarei aspettato che qualche consigliere di opposizione chiedesse di relazionare sul tema beni confiscati, quindi per approfondire la questione. Quindi una volta che si sono rilevati i problemi che si propongono le soluzioni, cioè non esistono delle soluzioni preconfezionate che vanno bene per tutti. Io ritengo che l'istituzione di un osservatorio oggi andrebbe soltanto a depauperare il Consiglio stesso della sua potere di iniziativa, di proposta, di approfondimento del tema. Innanzitutto cerchiamo di capire tutti qual è lo stato dei beni confiscati al momento. Vediamo di capire quali sono i beni assegnati, quali sono i beni da assegnare, vediamo di capire magari qual è la strategia dell'amministrazione rispetto a queste questioni, considerato che non c'è una disattenzione dell'amministrazione, anzi noi abbiamo un consigliere delegato appositamente a seguire la vicenda dei beni confiscati. E poi magari se si dovesse rilevare nel tempo delle mancanze da parte dell'amministrazione in termini di capacità di proposta, di capacità di gestione, eccetera eccetera, allora facciamo delle proposte conseguenziali a questo. Però pregiudizialmente dire che esiste, che serve un osservatorio, oggi io le dico che e dico naturalmente a chi ascolta l'intervista, ci serve veramente chi lavora sulle questioni, non chi osserva. Cioè non siamo sul cantiere dove ci mettiamo ad osservare, a giudicare se si è fatto bene oppure no. Questo fanno i pensionati, che hanno tanto tempo libero da potervi dedicare. Noi più che osservare stiamo cercando di intervenire e di operare. Ovviamente relazioneremo al Consiglio per tutto quello che stiamo facendo e quello che immaginiamo di fare, e ci aspettiamo anche eventualmente delle indicazioni da parte dei consiglieri comunali, e ci aspettiamo anche, laddove dovessimo commettere degli errori oppure avere delle mancanze, che queste mancanze vengano rilevate dai consiglieri di opposizione. Però ripeto, dire che pregiudizialmente dobbiamo andare ad istituire un osservatorio sui beni confiscati perché non si fa niente sui beni confiscati, quando nei 5 mesi di amministrazione è stato uno dei primi temi che ho affrontato, ecco, mi sembra una cosa quantomeno ingenerosa, diciamo così, di fronte dell'amministrazione.